Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo qui con questo video un po' particolare perché qua potete vedere la Signature Edition, che è la Collector Edition di Darkest Dungeon, ma vi lascerò il link in descrizione per questa nello specifico. Ma questo sito, praticamente in accordo con gli sviluppatori, crea queste Signature Edition, che sono edizioni particolari, edizioni da collezione di alcuni giochi indie. Per farvi un esempio, c'è anche quella di Children of Morta, che deve uscire in pre-order, c'è quella di Dead Cell, c'è quella di Moonlighter, e ce ne sono tante altre. C'è questa qua e varie versioni, ci sono per Switch, PS4 e alcune anche PS Vita. Detto questo, cos'è Signature Edition? Signature Edition è questo sito, come vi dicevo, in accordo con i vari sviluppatori fa delle Collector Edition. A noi hanno mandato, in questo caso i nostri amici di Red Hook, che abbiamo supportato dai tempi, trovate anche qua sul canale il video del primo gameplay di Darkest Dungeon versione vanilla, ancora prima che uscisse, che noi abbiamo supportato sia tramite Kickstarter che come stampa. E sentendo loro mi hanno parlato di questo sito e mi hanno dato la Signature Edition per Switch di Darkest Dungeon. C'è anche per PS4 e per PS Vita in questo caso. I prezzi sono, ve lo dico subito così poi andiamo a fare l'unboxing: 49,99 euro per la versione Switch, 44,99 per la versione PS4, 49,99 per la versione PS Vita, che secondo me ha quel gusto naif, quel gusto hipster, perché PS Vita purtroppo è una console portatile morta e sarebbe bello averla per PS Vita. Me l'hanno mandata per Switch. Vi dico già da subito che questa sarà una serie di video, perché mi deve arrivare Children of Morta, mi deve arrivare Dead Cell, mi deve arrivare Moonlighter, quindi vedrete anche queste quattro Signature Edition. Sotto in descrizione invece trovate il link che hanno fatto appositamente per noi per averne. Non so quante ce ne sono disponibili, sono molto limitate, perché sono veramente molto limitate, e ce ne saranno 4 a disposizione, scusate, non sono più 5, saranno 4. Chi sta guardando una persona che sta guardando il video in questo momento lo sa, però sono 4 ancora disponibili per noi, quindi anche se voi andate sul sito lo trovate in sold out, usando questo link i 4 primi fortunati che vorranno prenderla la potranno avere, sia per PS4, sia per Switch, sia per PS Vita. Detto questo, ragazzi, passiamo all'unboxing. Anzi, prima vi dico il contenuto. Il contenuto di questa collector: ci sono praticamente Region Free per Switch, e contiene praticamente il gioco più tutti i DLC e i personaggi, cioè il moschettiere, la Crimson Skirt, Color of Madness e il Shieldbreaker DLC, che è un personaggio. Adesso andiamo ad aprirla, ovviamente come sempre. Dopo vedrete tutte le vedete da vicino. Questa è la confezione, c'è una cartolina Darkest Dungeon Collector Edition, Signature Edition dietro, è una cartolina. Dopo la vedrete bene, molto carina. Adesso apriamo la confezione molto carina, tra l'altro tutta nera con la scritta Signature Edition tipo firma, molto molto carina. E qua arrivano le cose belle. Qua abbiamo una stampa del logo di Darkest Dungeon, con la scritta di Darkest Dungeon, con la scritta Collector Edition, con le firme di tutti gli sviluppatori, tra cui, dietro è solo rosso, tra cui il narratore, e questa andrà in un bel quadretto appesa. Dopodiché troviamo, queste sono le cose particolari, in tutte le Signature Edition ci saranno quello che vedete in questa, eccola qua. C'è questo certificato di autenticità e rarità, che dopo vedrete, che probabilmente starete vedendo adesso, che ci dice: "Thank you for your purchasing the Collector Edition of Darkest Dungeon. This is certified that you are the owner of number." Praticamente dice: grazie per aver comprato la Collector Edition di Darkest Dungeon, questo certifica che sei il possessore della numero 4209. Ovviamente, voi prima ho detto che sono molto limitate, sono 5000 copie se non sbaglio. Pensate che sono per il mondo, non per un territorio, perché il sito è ubicato a Londra, se non mi ricordo male, comunque in Inghilterra, però sono per tutto il mondo e ne fanno 5000 copie per ogni versione.
quindi è molto 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 carina questa qua. Dopodiché, questa è l'altra particolarità fighissima: dentro ogni Signature Edition ci sarà da 1 a 6, dipende da come l'hanno fatta, spille. E qua ci sono queste due spille che io non vedo l'ora di attaccare sulla mia borsa di lavoro. Due spille che racchiudono l'essenza di Darkest Dungeon, bellissime. Dopodiché, ragazzi, c'è la versione pacchettizzata del gioco in tutte le Signature Edition, Collector Edition che comprerete dei vari titoli che ci saranno sul sito, ci sarà dentro la versione pacchettizzata. Quindi anche se il gioco è uscito solo in digital, loro le fanno in versione pacchettizzata per le console di riferimento, che di solito sono PS4, Switch e PS Vita. Quindi Darkest Dungeon troverete il pacchettizzato PS4, pacchettizzato PS Vita, pacchettizzato Switch. Adesso andiamo ad aprirlo, così ve lo mostro. Bellissima questa cosa, ragazzi, veramente bella, anche solo visto anche la qualità e il prezzo molto abbordabile, è veramente veramente bella per avere poi comunque la versione fisica. E dentro abbiamo, vabbè, una stampa carina con tutti i personaggi che poi vedrete. Ruin has come to our family, che è la frase iniziale di quel grandissimo doppiatore narratore. La schedina, e poi c'è dentro un fogliettino che dice: questo Darkest Dungeon Collector Edition cartridge, la cartuccia, è la stessa versione della Darkest Dungeon Ancestral Edition, che è la versione digitale, con tutti i DLC, include eccetera eccetera, include tutto quello che vi ho detto prima: Darkest Dungeon, Shieldbreaker, Core of Madness, Moschettiere e Crimson Skirt. E anche questa mettiamo qua. Dopodiché non è finita, perché c'è questo fumetto, sembrerebbe, sì, un fumetto bellissimo che sembra che racconti delle scene dei vari personaggi che potrete reclutare. Adesso lo starete vedendo, ma è veramente molto molto figo, anche la qualità della carta è molto bella. E la cosa più bella, secondo me, che si possa trovare, che è la soundtrack con ben 23 canzoni, original soundtrack, tutte le canzoni del gioco con la confezione. E questo è quanto, ragazzi. Ora, come vi dicevo, in descrizione potete trovare il link dove poter acquistare questa versione Switch. Vi lascerò anche il link per la versione PS4 e per la versione PS Vita. Ne abbiamo a disposizione 4 per Switch, 5 PS Vita, 5 PS4. E niente. Noi, in questo caso, bellissima questa versione, bellissimo questo sito e questa iniziativa. Purtroppo per PC non c'è. E ne arriveranno delle altre, ne vedrete delle altre. Io, bene o male, qua ho conosciuto questo sito tramite Red Hook, ho contattato il sito, adesso abbiamo fatto questa partnership, me ne arriveranno altre sia dal sito sia dagli sviluppatori. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ma soprattutto chi di voi l'acquista mi faccia sapere che versione ha acquistato qua sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, grazie e buon pomeriggio, sera, quando guarderete il video. Ciao a tutti!